Bentornati di nuovo sul mio canale. Il video di oggi sarà un video nuovo che non ho mai fatto, che sono contentissima di fare, ed è il video dei prodotti comprati e mai usati. Allora, io rettifico un attimo il titolo di questo video che gira su YouTube, nel senso che io lo rititolerei, anche se in realtà il titolo poi ho lasciato quello, lo rititolerei come i prodotti comprati e usati pochissimo. Perché? Perché ve lo dico sinceramente, io ogni qualvolta che compro un prodotto, ma non solo di make up, ma qualunque tipo di cosa, un vestito, un paio di scarpe, una borsa, un accessorio in genere, io lo provo subito, cioè bisogna che proprio lo utilizzi, quindi anche i prodotti make up comprati veramente mai usati, credo di non averne, perché comunque li provo tutti, li testo tutti, però effettivamente ci sono quei prodotti che io ho comprato e ho utilizzato pochissimo, sono praticamente nuovi, sono prodotti che per un motivo o per un altro non mi sono piaciuti, o non so, in quel momento specifico, non lo so, non mi sono entrati nell'occhio e quindi li ho accantonati. E questo video, in un certo qual senso, serve anche per cercare di smaltire alcune cose. Io l'ho già fatto in passato, ho fatto anche un video sullo smaltimento prodotti, ho una parte della mia postazione make up e da qualche parte, se riesco qui o qua, vi lascerò il link diretto al video della mia postazione make up, dove nel cassettone, quello grande della mia cassettiera Malm, c'è proprio un angolo adibito allo smaltimento prodotti, quindi tutti quei prodotti che in un certo qual modo bisogna che utilizzi dal momento che li ho acquistati. Ma prima di cominciare a farveli vedere tutti questi prodotti, io voglio mandare un bacio grandissimo all'ideatrice, a colei che ha inventato questa tipologia di video, appunto, dei prodotti comprati e mai usati. Ci tengo tantissimo a dirlo, un po' perché è un'idea sua ed è giusto e doveroso dirlo. Quindi mando un bacio grandissimo a Carmen C, la conoscete tutti, lei non ha bisogno assolutamente di pubblicità nella maniera più assoluta. Comunque sia, io giù di sotto nell'info box lascio comunque il link del suo canale, è una ragazza che io adoro. In assoluto credo la mia youtuber preferita, veramente è semplice, è spontanea, è sincera, per quello che mi riguarda è veramente un'icona da seguire, quindi bacio grandissimo, e potessi tu, Carmen, vedere il mio video, per me sarebbe l'onore più grande che potrei avere veramente qua nel mondo di YouTube. Quindi insomma, vabbè, chiudiamo questo argomento, quindi tipologia di video ideata da Carmen C, e io invece comincio col farvi vedere i prodotti che effettivamente ho comprato, usato pochissimo, e cominciamo subito con i primi. Ve li faccio vedere insieme perché comunque sono due matite occhi di Kiko, prese tra l'altro a pochissima distanza l'una dall'altra, però come potete ben vedere sono due colori insomma abbastanza sobri, due colorini che non lo so, mi fanno venire in mente i colori delle matite quando andavo a scuola, cioè sono proprio belli sparati. Io non so dirvi per quale motivo ho preso queste due matite, le ho anche utilizzate come vi dicevo prima, perché comunque i prodotti li provo e li utilizzo anche se per pochissimo tempo. Tra l'altro queste due matite credo di non averle neanche mai temperate, infatti sono identiche come lunghezza, comunque sono due colori belli forti. C'è questo bel verde, che è un bel verde, adesso ve lo farò anche vedere. Eccolo qui, che non è che è brutto, assolutamente no, soltanto che i miei trucchi in linea di massima sono tutti trucchi, diciamo, insomma, nude, abbastanza tranquilli, non è che faccio mai cose così sconvolgenti. E anche questo blu, che io, tra l'altro, vi dico che le matite per occhi color blu le adoro, insieme a quelle marroni, sono le mie preferite, però questo è un blu probabilmente veramente elettrico, un bel blu elettrico che... vedete? Cioè, qui mi vedono da lontano un chilometro, quindi questi sono due acquisti che io ho fatto. Se non ricordo male, queste due matite stavano in offerta, forse è questo il motivo per cui le ho prese. Le ho comprate, me le sono portate a casa e adesso mi rendo conto che sono lì e non le utilizzo. Proverò a metterle anche queste nei prodotti da smaltire, ma non so se riuscirò a smaltirle, sono sincera. Io con questo video voglio anche lanciare un appello, ma non tanto a voi, lo lancio a me stessa, perché ho bisogno di lanciarmi ogni tanto questi appelli, nel senso che io veramente sono presa a volte dall'acquisto un po' pazzo, ma soprattutto e soltanto per quello che riguarda il make-up.
quando esce una nuova collezione, un'edizione limitata, un nuovo prodotto, oppure quando alcuni prodotti stanno in offerta, come per esempio da Kiko. Anche se non ho bisogno di quella determinata cosa, vuoi perché il packaging è bello, vuoi perché costa poco, vuoi per quello, vuoi per quell'altro, prendo e compro. Voi l'avete visto dalla mia postazione, io di trucchi ne ho fin troppi, mi basterebbero, credo, tutta la vita, quindi in teoria non avrei bisogno di comprare altro, però veramente a volte non riesco proprio a frenarmi, è un problema abbastanza serio. Ora, chiaro, non è che voglio giustificarmi, io non ho altri vizi veramente nella vita e nemmeno nel make up, non è che ci spendo fior di soldi, anche perché tutti i miei acquisti anche nel mondo del make up sono estremamente estremamente low cost, però comunque sia a volte potrei cercare di avere il braccino un pochino più corto, come si dice, invece i miei sono proprio braccioni lunghi che arrivano da qua a là. Comunque proseguiamo, allora, altro prodotto preso e usato una volta, due volte, è questa penna eyeliner che era dell'edizione limitata di Essence, la Urbanized, è un eyeliner in penna e come vi ho detto recentemente anche in un altro video, io sto utilizzando da un po' di tempo a questa parte come eyeliner quello in gel da prendere con il pennellino perché mi viene una traccia più sottile. Con questo eyeliner qui esattamente l'opposto, mi viene fuori una linea di eyeliner, benché il pennellino non sia una roba esagerata, devo essere sincera, però mi viene un tratto di eyeliner, a parte tutto storto, da una parte così, da una parte cosà, però bello grosso, che mi appesantisce lo sguardo, non mi piace assolutamente. Questo sicuramente lo darò via, sto già un po' a chi, sicuramente a una persona che sa usare bene l'eyeliner e che usa questa tipologia di eyeliner qui, quindi sicuramente lo darò via. Io proprio non riesco, questo è stato un acquisto veramente, l'ho usato veramente una volta, dopodiché non l'ho più utilizzato. Passo adesso a una palette, e qui si torna al discorso che vi facevo poc'anzi del potere del packaging, soprattutto per quello che mi riguarda, e soprattutto quando si parla di palettine di questo tipo qui, cioè io questa l'ho comprata puramente per estetica, l'ho pagata pochissimo perché l'ho pagata 4 euro, tra l'altro l'ho trovata su un sito, su Cosmetic for Less o su Maquigliaia, non mi ricordo, però dovete sapere la storia di questa palette, che io la cercavo per Maria Permonti. A OVS non riuscivo a trovarla, né all'OVS qui della mia città, né all'OVS di un altro posto dove normalmente sono, e quindi nulla, poi alla fine la trovai sul sito, dico no, la prendo, ma veramente ne ho a bizzeffe di palette, non c'era bisogno che prendessi anche questa. Oltretutto ve la faccio vedere, eccola qua, non è una palette che nemmeno mi faccia impazzire troppo, perché gli 8 ombrettini che ci sono, a parte che sono molto molto shimmer, quasi tutti shimmer, non sono affatto scriventi, non mi piacciono particolarmente, sono dei colori un pochino tristi, diciamo così. Poi qua c'è un illuminante e un blush, stesso discorso, l'illuminante illumina poco, il blush colora poco, c'è il pennellino, poi ci sono due piccoli gloss quassù, che forse di tutta la palette sono la cosa più interessante. Quindi diciamo che da un punto di vista qualitativo non è che siamo al top del top, però questa palette io la volevo perché il packaging, come vedete, è carinissimo e quindi, ragazzi, non c'è niente da fare. Il potere della confezione a volte è più importante della qualità dei prodotti che stanno al suo interno, questo lo devo dire, è così, e a volte si cade e si inciampa su questi brutti errori. Passo a un altro ombretto in crema, un altro prodotto di Kiko che ho utilizzato credo 2 o 3 volte e basta, non riesco veramente ad utilizzarlo perché è un colore che non mi piace. E voi direte, perché l'hai comprato? E io, sapete cosa vi rispondo? Non lo so. Allora, questo è un long lasting in questa colorazione celeste, celestino mare, celestino cielo, non lo so, un celestino che veramente mi orrora, si può dire mi orrora, no, non penso che si possa dire, però l'ho detto, vabbè, pazienza. Comunque è un celeste che non mi piace, boh, non lo so, che poi a vederlo qui sbocciato è pure bello, però sui miei occhi sicuramente non è il top, e quindi insomma
Anche questo l'acquisto che potevo evitare, oltretutto i long lasting, diciamo che Kiko nemmeno li regala, perché mi sembra che siamo intorno ai 6-7 euro. Non mi so ricordare adesso se questo long lasting l'ho preso in offerta nel periodo dei saldi, o meglio, c'è stato un periodo in cui i long lasting erano in offerta. Credo di averlo preso in quel periodo lì, quindi di averlo pagato più o meno 3,90 euro, 4 euro, quindi diciamo mi sento un attimino meno in colpa, però fatto sta che è un long lasting che non uso e proverò ad utilizzarlo, non lo so, forse nel periodo più estivo, quando, non lo so, mettere anche un colore celestino sugli occhi può andar bene. Passo a due tinte labbra. Allora, tutte e due queste tinte labbra, anche qui, sono di Kiko. Sto massacrando Kiko purtroppo, però veramente, perdonami Kiko, ma non l'ho fatto apposta, ma questi due prodotti a me non piacciono. Questi veramente, io li ho comprati, li ho usati e anche riusati diverse volte, ma proprio veramente. Dovrei più inserire questi prodotti, credo, in un video dei prodotti flop, più che dei prodotti comprati e mai usati. Però, insomma, li metterò anche nel video dei prodotti flop futuri. Comunque, questo è il Matte Muse, che era una tinta labbra assolutamente matte, che ci può anche stare, una tinta matte. Il problema è che io ho le labbra secchissime, l'ho detto tantissime volte nei miei video, se vado a mettere un prodotto matte sopra le mie labbra diventano sgretolate, si vedono proprio le fessurine, nonostante possa mettere sotto un burro di cacao, possa mettere un primer labbra e quant'altro, però veramente i prodotti matte, quindi l'errore è stato il mio, non è che è un prodotto flop, a prescindere, a 360 gradi, assolutamente no, è un prodotto valido, l'ho visto utilizzare tantissime volte qua sui video su YouTube, per cui insomma è un prodotto valido, sono io che ho sbagliato a prenderlo, quindi comprato e usato poco e vi giuro che qui non saprò come fare ad utilizzarlo in futuro. Altra tinta labbra, la Shining Star, questa qui con questa colorazione veramente fotonica. Io tra l'altro ho le labbra abbastanza piccole, non sono carnose, quindi se vado a mettere un rossetto o una tinta particolarmente forte si rimpiccioliscono ancora dell'altro, quindi io dovrei evitare, dovrei sempre mettere dei gloss, che io tra l'altro utilizzo con più frequenza rispetto alle tinte, rispetto ai rossetti, e qui però sono caduta ancora una volta sullo sconto, quindi io quando cado e faccio gli errori di acquisto sono perché o sono presa dal packaging o perché c'è lo sconto. Questa tinta, non mi ricordo adesso i prezzi, ma sono sicura che l'avevo presa a sconto, ed è questo rosso così, un bel rosso cupo, che ripeto, su labbra diverse sarebbe meraviglioso. Oltretutto è una tinta che duricchia anche abbastanza, che non diventa matte, però un po' si asciuga e quindi rimane sulle labbra abbastanza lungo, perché l'ho provata, ci ho anche mangiato sopra ed era rimasta, però veramente mi sento con queste labbrini così ridotti un po', cioè non mi piace, comunque la tinta è bella, la tinta è veramente bella, e se vi interessa vi dico anche il colore, che è lo 04 della linea Shining Star, ed era quella fatta così. Probabilmente in qualche outlet Kiko ancora si trova, non so dirvi il prezzo, però sicuramente già a suo tempo io l'ho presa a sconto. Ultimissimo prodotto che vi faccio vedere per chiudere questa carrellata di prodotti comprati e mai usati, purtroppo, e qui devo dire purtroppo, e qua dovete anche aiutarmi voi su come poter utilizzare in seguito questo prodotto, è il fondo minerale di Neve Cosmetics, nella colorazione la più chiara di tutti, la Fair Neutral. Allora, vi spiego brevemente perché l'ho inserito nei prodotti comprati e mai usati. Non avrei mai voluto, perché ne ho sentito parlare benissimo. Io stessa, quando l'ho provato questo fondotinta, mi sono trovata benissimo, sia per il colore, sia per l'impalpabilità del prodotto. Non mi andava a segnare, insomma, i pori dilatati in alcune zone dove ce l'ho. Mi piaceva, non seccava tantissimo la pelle, però vi spiego che cosa è successo. Io ho applicato questo prodotto nell'arco di un paio d'ore, ma io non so se dipende da questo, eh? È un punto interrogativo enorme, quindi io non so se dipende da questo, a questa cosa ci tengo tantissimo a sottolinearla. Fatto sta che io dopo 2 ore ho avuto un attacco di orticaria,
Qualcuno di voi l'ho già detto, forse in qualche commento, o forse ne ho parlato in un altro video. Io ho avuto questo attacco di orticaria quel giorno, quel pomeriggio, dopo aver utilizzato questa. Ma sicuramente non dipende da questo fondotinta, ma io non lo so. Se c'è una cosa difficile da sapere è che cosa ti ha provocato l'attacco di orticaria, perché possono essere veramente mille cose. Può essere la puntura di un insetto, non lo so, può essere un acaro, può essere appunto un prodotto beauty, può essere un medicinale, può essere qualunque cosa. Quindi io ho imputato a lui, perché non l'avevo utilizzato mai prima, questo attacco di orticaria, ma sicuramente non c'entra niente. Però nell'incertezza io non so, vi giuro, come fare ad utilizzare nuovamente questo prodotto, perché sono stata talmente male 3 giorni infilati, ma talmente male che solo chi ha avuto un attacco di orticaria intenso sa che cosa significa. Io ho veramente il terrore ad utilizzare questo prodotto, io non l'ho nemmeno più aperto per paura che svolazzi in giro e mi venga addosso, quindi io non lo so, sicuramente non è lui, perché questo è un buon prodotto, è un prodotto biologico, insomma Neve Cosmetics lo sappiamo, fa tutte cose buone. Io per esempio uso regolarmente il suo correttore, il nascondino, mi ci trovo benissimo, vedo che sulla mia pelle non ha nessun tipo di effetto malefico, anzi tutto benefico, quindi meglio di così non si può, ma io questo ho paura a riutilizzarlo, e quindi purtroppo, senza mio malgrado, è diventato un prodotto comprato, usato una volta e mai più riutilizzato, ed io ho paura a riutilizzarlo, veramente non lo so. Sicuramente è una fissa mia, dovrei provare e rischiare, però veramente credetemi, sono stata così male che vorrei evitare. Con il fondotinta di Neve Cosmetics io vi mando un bacio grandissimo, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, mando ancora una volta un bacione a Carmen, ideatrice di questa tipologia di video. Ripeto, vi saluto e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!